20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e 20% delle patologie rare che riguarda pazienti in età pediatrica. Di questo e di molto altro ancora si è parlato a Bari nel convegno Malattie rare in pediatria. Parliamo di un gruppo eterogeneo delle stesse ad alta complessità gestionale che spesso incide negativamente sulla qualità di vita del bambino e dei caregiver. Lo scopo del dibattito è fornire a medici, farmacisti, biologi, infermieri ed altri operatori sanitari un ampio aggiornamento della situazione, focalizzandosi in particolare su problematiche diagnostiche, novità terapeutiche e relativa sostenibilità. A Bari la situazione è migliorata per quanto riguarda appunto le malattie rare, le malattie metaboliche, grazie allo screening obbligatorio sulle malattie metaboliche che da 4-5 anni è diventato obbligatorio per ben 40 malattie e quindi ci permette di fare diagnosi precoci in questo settore. E sempre pensando a Bari, pensando all'azienda ospedaliera, al policlinico e in particolare alla nostra struttura complessa pediatrica universitaria, siamo entrati anche all'interno di reti europee, EuroBloodNet, le reti ERN, che nell'ambito ematologico ci hanno permesso di entrare in contatto con diverse strutture di altissimo profilo, di altissimo livello a livello europeo. Si può dire che ognuno di noi ha una malattia rara, perché sebbene le malattie rare sono rare per la stessa parola, in realtà ognuno di noi ha una malattia rara, quindi è importante creare dei percorsi tra ospedale e territorio.